Ma salvo, non ho sentito. Ciao ragazzi, io sono K007. Oggi siamo su Roblox, una mappa Tycoon insieme a Lore 18, che oggi è Lore It's Day. Ciao. Ciao. Oggi è sabato, quindi sabato sera stiamo sempre insieme perché sì. Vi consigliamo Footpack. Footpack 2020. Ah, ok. L'abbiamo provato, molto bello. Devo Sì, dire, apprezziamo Footpack molto. 2020 è un gioco dove tipo Apri i hanno. pacchetti, trovi i No, giocatori e aspetta. fai Allora, partite. a me Lorenzo il calcio Fisicamente. ci fa letteralmente schifo. Schifo. Esatto. Non guardiamo manco una partita. Per Lorenzo non lo so, per me sono gente stupida che insegue la Sì. palla. E per me è come un cane. Tipo, Eppure è gli dai vero. una pallina e beh. Però devo dire che mi è piaciuto molto questo Sì, gioco. perché allora Non apri c'entra pacchetti. niente col calcio Sì, alla fine. apri pacchetti e poi puoi trovare. È divertente perché. È tipo Clash Royale che trovi carte, rarità, queste robe qua. Sì. L'unica cosa è che alla fine giocate con gente di tutto il mondo. Sì. È lì che è bello divertirsi. Poi non è che è andato in partita e dice là fate il calcio di rigore, no, fa tutto da solo. Voi Casuale. cliccate la mappa, voi con i aprite i pacchetti, trovate dei personaggi. Quei personaggi hanno un numero, Giocatori, diciamo. dei giocatori. Se il giocatore è più alto, voi lo cliccate in questa specie di mappa, specie, come posso dire? Vabbè, vedrete. E vabbè, comunque alla fine il gioco è molto. Bello. Sì, anche molta fortuna. Come Clash Royale, però Sì, col calcio, cioè. però più bello. Sì. Mille volte più La bello. cosa che mi è piaciuta molto a me è il fatto che non c'entra niente col calcio, è tutta una cosa Sì. Se molto. sentite dei rumori è il cane di Lorenzo, Diva, che fa parkour in mezzo alle poltrone. No, questo sì, infatti mi si sta lanciando addosso, addosso le scarpe. Tra un po' si lancia pure davanti a noi c'è un cammino e tra un po' si lancia pure là dentro. E va! No. Allora, voi non state vedendo, però appena l'ho detto c'è salita. Scusate un attimo, però questa qua si Infatti lancia. Lorenzo sta fermo. Lorenzo, l'hai capito che devi cliccare? Guarda che lo sto facendo, ho Ok. 300 monete Pure io. 362, boom. Terzo droppare. 1250. io. E beh, poi sul footpack vedrete anche delle funzioni molto belle, tipo alcune volte ci sarà che voi sarete il portiere e dovete attaccare la cosa giusta. Sì, quando cliccate quelle cose, tipo, vi dà, Tipo quando andate a vediamo, giocare, vi tipo. dà tipo il campo, tipo, vi dà disegnato le posizioni dei giocatori. Quando lo cliccate, scegliete ogni giocatore dove va messo, sempre col numero più alto, e poi iniziate a giocare. E fa tutto da. Il telefono di Lorenzo è andato per terra. Beh, è ancora Lanciato. vivo. Diva non solo ha voluto lanciare se stessa, ma anche il telefono. Bene. Beh, Vabbè, poi una cosa molto bella che almeno io ho notato, il gioco alla fine è molto, cioè è molto competitivo nel fatto di partita sì, single player, ma anche con gli ma amici, anche caso non nei tanto pacchetti è. competitivo, perché è bello. Puoi Competitivo. giocare con linea e senza linea. Poi Poi ve lo Lorenzo, consiglio vabbè. proprio adesso con le cose natalizie, perché vi regalo un coso natalizio Al che trova. giorno? Sì, al giorno mi sa. Vabbè, noi l'abbiamo installato oggi, quindi non lo sappiamo ancora. Beh, Lorenzo oggi. Vabbè. Poi una cosa molto bella che troverete è il fatto che voi potete, se non vi va di giocare, e si può anche fare,
aprite direttamente solo pacchetti gratis. Sì. Non ci trovate quasi niente. Tipo, però ci sono dei pacchetti bianchi che potete se ci avete fortuna trovate il leggendario. Tipo se ci avete sfiga trovate soltanto bianco. Come Lorenzo appena gioca entra subito un leggendario. No, era di più del leggendario. Era epico, tipo. Sì. Sì. Quindi trovo una carta potentissima, così. Così a caso. Tommaso non mi parla più per tipo 5 minuti, poi ritorna. Poi se trovate Ronaldo, là avete finito il gioco. In teoria no, però avete vinto circa tutto. Sì, perché è la persona più forte. Vabbè, lo sapranno, cioè Ronaldo, Ronaldo. E il cane si butta. Giù dalla montagna. Ronaldo è Ronaldo e il cane si butta. Mi piace Ronaldo. Vabbè, poi per tirare il guinzaglio mi hai tirato un calcio. L'abbiamo detto 9 volte, a noi ci piace, quindi ve lo consigliamo. Però mo stiamo giocando a Roblox, quindi manca solo che c'entra Roblox. Esatto. Era solo per dirvi se che andò molto bene. Allora, voi in questo momento state dicendo perché sto ridendo, perché il mio se il mio cane Diva, il cane di Lorenzo, stava cercando di leccare il fuoco del camino. Esatto. E si è bruciata la lingua. No, non è che non l'ha manco toccata. Beh, quasi. Rilassati, dormi. Voleva leccare il fuoco. Il fuoco è meglio che non lo lecchi, Diva. Sì. Vabbè, poi quello è poco ma sicuro. Poi alla fine sul footpack avete. Ah, che stupido, io pensavo devo stare 2010, devo arrivare tutto quanto e mi giro. Ma c'è stanno anche sta roba. Ma no, vabbè. E adesso me ne sono accorto. Tanta. Sono una zanzara, no, il vetro non lo vedo. C'ho 47 monete, a me me ne serviranno 50. I'm my friend. Hello mirror face. Dal copyright. Sì, per quanto canto male il copyright mo danno a me una canzone. Il copyright perché canti? Perché fai schifo a cantare. Questo può essere. Oggi sono andato a X Factor. Hello fame, mirror face you. Mirror face you. Penso che ho avuto 4 no. E me sa. Però ho avuto 4 no. Io starei. Ma almeno sono andato al voto. Buono. Io che mi ammazzo da solo. Raga, ma parliamo un attimo di Roblox, per favore. Ah, pensavo stavi per dire parliamo un po' di me. Non stiamo parlando di tutte altre cose tranne che sì. Roblox. Beh, non è che poi fa tanto qua, eh. Tu che troppo stai? Io non ho. Io ho il terzo. Ah, no. 3, 4. Te l'hai comprato, è gratis. Però intanto che aspetto qua sto facendo anche gli oggetti fuori. Non sto pensando. Oddio. Che crash costa 7000. Che cos'è il crash? Ma io volevo. Che cos'è il garage? Ah, ho capito il crash. Il crash. Genio del mare. Scrivete. Allora con 20.000 una moto. Scrivete nei commenti genio del male. Sì, hashtag genio del male. Allora, per chi non conosce che cos'è l'hashtag, come io, fino a qualche settimana, qualche mese fa. Sì, è vero, io 3 mesi fa non sapevo che cos'era l'hashtag. Beh, era quel simbolo che non userai mai in tutta la tua vita. No, conoscete quel gioco dove dovete mettere la X e la O? Sì. È quel gioco? Conosci solo te proprio. Beh, lo conosci mezzo mondo, dai. Perché io non lo conosco? No, dai, non ti ricordi quella X faceva. Ah, ti quello correndo, no? No. L'hashtag è fatto con quella tabella. Perché c'è una cosa rossa? Ho messo la piattaforma. Perché? Cioè. Tu sei cattivo. Ci hai diviso. Così non entra gente. Diviso. Io sono entrato. E perché te puoi, io no. Pure te sei passato. No, vabbè, sto piangendo un attimo, Tommaso. Io c'ho una paura. Che Lorenzo sta a fare un mega discorso, ma io spero che nel video si sente. Non si sentirà un corno, però vabbè. Che me alza il volume della mia voce, però vabbè, ok. Sì, ho chiuso la porta. Adesso possono entrare. Sta cos'è una fregatura? C'è un mega muragliore dietro e vuoto. Pure io.
te l'abbiamo uguale proprio. Raga, il prossimo drop costa 2500. Sì, cioè, io me ne sono fregato. Prima faccio queste cose qua. Poi quando superano i 2500 faccio sta cosa. Pure io, perché penso che non ci arriverò circa mai. Esatto. Perché faccio fatica a fare 600. Ma pure io. Dai, dai. Lorenzo e Giorgio Catorgio. Parla piano piano. Perché... E tu chi sei allora? No, sai una cosa, però no, perché parla piano, però almeno non borbotta. Tu sai chi sei? Chi? Sei Alex. Perché? C'ha la linea quella... Ah, no, quella era Giorgio, sempre. Giorgio c'ha tutto. Giorgio borbotta, parla a bassa voce e c'ha la linea schifosa. Comunque siamo tutti VGF. Esatto, se non vai, capite vai, chi è Giorgio è... Beh, io giocatore, esatto. VGF, Lion alla fine. È l'amico di Lion. Salutiamo tutti. Chi è che non conosce Lion? Giorgio? Giorgio Catorgino. Tipo tutti. Il Catorcio. Vabbè, comunque salutiamo i VGF. Detto così sembra quasi un insulto. Penso che sia un insulto, vabbè. Io spero di no. Penso di sì. Beh, quando non sai che dire Tommaso. Esatto. Tipo la maggior parte dei miei video sono... sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Scrivete nei commenti se lo sapete. Tipo... Come si prendono i diamanti? Con i Robux. Allora perché c'è la cosa... Group? Sembra una cosa brutta. Niente, non avete sentito nulla ovviamente. Non c'è niente di family friend in questo canale. Dettagli. E non deve esserlo. No, family friend vuol dire che ci sono cose brutte o non brutte. Non brutte. Noi non siamo family friendly, quindi cose cattive. Esatto. No, noi siamo family friendly, non abbiamo mai detto una cosa brutta tranne a tavola. Abbiamo urlato in un ristorante, tipo ho mischiato wifi con una cosa e mi è uscita un'altra. E l'ho urlato, tutti mi hanno guardato male. Ma chissà come mai, chissà cosa avrei detto. Meglio non dirlo perché non si inizia con la F e finisce con la A. Sono in quattro lettere, ma... La maggior parte di voi l'avete capita. In teoria quella parola l'ho urlata in un ristorante. E io mi sono tipo... Tipo noi due ci siamo messi a morire dai risate. C'ho alla mia sinistra un tipo che mi stava guardando. Alla fine si sono alzati e se ne sono andati. Sì, cioè... Io mi sono vergognato tipo troppo. Ma se stavi a ridere peggio di me. Sì, no, dopo Lorenzo si vergogna ridendo. Ci ok, da male tutti. No, non tutti. No, qua. Quelli dell'altro lato no, tutti quelli dal lato nostro sì. Sì. Poi... c'era sta sala gigante. I tavolini per un lato. Lore, non ti vedo, è inutile che ti alzi. No. Tipo Lore si è appena alzato, sembra che siete tutti voi davanti a lui. Lore quando, quando parla deve stare in piedi. Io odio la gente che sta in piedi. Tipo quando mangio. Italiano. No. Raga, scrivetemi come ti. Indovinate cosa vuol dire. Mettiamo il cuoricino a quello che lo indovina. Sempre se Tommaso è capace. Ma manco io l'ho capito che vuol dire. Tu metti... No, cosa? Ar non vuol dire un corno. E allora? Italiano e Tommaso, stessa cosa. Cioè... Perché tu hai detto, se lo indovinate cosa vuol dire, vi mettiamo un cuoricino. Ma se non vuol dire... Non posso indovinarlo. Se tu scrivi nulla, penso che lo indovini. Tommaso è rimasto tipo troppo triggerato. Sì. Per me Ar, fin da piccolo, per me Ar è il verso che fa il pirata. Quindi i pirati sono animali e invece di parlare fanno Ar. La maggior parte dei piramidi dicono questo. Non è che se uno fa Ar vuol dire che è un pirata, Sì. Ar, sono un pirata. Esatto. Io ho contato, sì, io ho contato. Ho comprato il quinto coso. Guarda come sto messo io.
Quanto costava sto muro? Boh, che ne so, io l'ho comprato. Mi sa 2000, sai? Sì? Da me ci sono 2000, 2005, 20.000, 3.005, 7.005. Tutto l'altro è tutto Robux. Una mappa fatta da Robux, perché ci sono più cose gialle che rosse. Teoria, su sta mappa, se non lo shoppi non fai nulla. No, ma come tutte le altre mappe. Non shoppare, mi raccomando. Non shoppate su mappe che non giocate. Perché guardi male? Io non te sto guardando male. No, stai così come Dio, questo qua è scemo. No. No, un poco. Perché? Boh, perché te ridi? No. Raga, lasciamo perdere, siamo scemi. Per me stiamo a parlare così a bassa voce che nel video non si sente niente. Allora, alza il volume. Siamo arrivati a 15 minuti. Ma arriviamo a 20, tanto ormai è andato. Sì, tanto questo video è andato a... benedirsi. Non si può iniziare con la... A benedirsi, è andato a benedirsi. Esatto, sì, è andato a benedirsi. Sicuramente. Tanto poi faremo un altro di fila uguale a questo che continuerà appena uccidiamo questo video, però vabbè, sì, dai. Tipo faremo il 2 di questo cosa. Finché non tipo, finiamo il... Questo video lo chiamerò... Non si può scrivere. E allora che scrivo? Qualcosa che non verrà censurato. Categgio. Catorgio. Copyright. Non è vero, non perché è copyright, non me ne frega nulla. Catorgio non è un copyright. Così. Ok, allora.